Salve a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo Dev Talk. Spero che vi sia piaciuta la musichetta, a quanto pare avete gradito. Come ogni volta prima di iniziare, per chi ancora non ci conoscesse, l'invito è quello di mettere like al nostro canale YouTube o alle nostre pagine Facebook, Italian Coders e Need for Nerd, oppure di visitare il nostro sito italiancoders.it per restare sempre aggiornati sui nuovi talk. Fateci sapere se il progetto DevTalk è di vostro gradimento, lasciando un like o commentando. Ora, bando alle ciance, direi che è proprio giunto il momento di iniziare. Se avete delle domande, non aspettate la fine della live, scrivete un commento e vi risponderemo appena ci sarà il tempo di farlo. A parlarci della loro esperienza all'estero, oggi abbiamo la bellezza di 6 ospiti, in ordine alfabetico. Domenico Luciani. Ciao. Ciao. Gabriele De Carli. Ciao. Ciao. Gianluca Mori. Buonasera, ciao. Ciao Gianluca. Gianni Modica. Ciao a tutti. Ciao Gianni. Nicola Corti. Ciao, ciao a tutti. E Valerio Versace. Ciao a tutti. Ciao ragazzi, è un piacere avervi qui. Io rispetterei l'ordine alfabetico durante tutto il talk, se per voi va bene. Quindi, per rompere un po' il ghiaccio, fateci sapere qualcosa su di voi. Qual è la vostra qualifica, che lavoro fate e in quali paesi oltre confine vi siete spinti? Inizierei da Domenico. Sì, allora, mi chiamo Domenico, ho 28 anni, vivo a Barcellona, in Spagna. Sono uno sviluppatore, lavoro in Dotworks. Basta. Sono un backend. Sono uno sviluppatore backend. Vengo da Palermo. Mi sono laureato in informatica lì. Dopo varie peripezie, sono arrivato qui in Spagna. Vai, Gabriele, dici qualcosa su di te. Ciao, sono Gabriele, mi trovo a Dublino, Irlanda. Sono technical leader a Iconic Translation e l'azienda si occupa di machine translation, quindi reti neurali, cloud services, tutto quanto. Io sono il technical leader lì. Questo è quanto. Vengo da Roma. Ah, la Roma, non si sentiva, guarda. No, infatti era su giusto un pochino. Gianluca, dici qualcosa su di te? Sì, ciao, salve, buonasera a tutti. Sono Gianluca, sono sviluppatore full stack, se esiste ancora questa parola, non lo so. Comunque back-end principalmente, Java, Python e anche leggermente front-end. Ho un po' di anni di esperienza, ho lavorato all'estero in Inghilterra circa 2 anni e mezzo, adesso lavoro in Italia, sono tornato e lavoro per un'azienda italiana. Passo... Tu hai fatto il freelance in UK? No, ho lavorato per un'azienda inglese, sì. Ah, ok. Sì, ero permanent, come perfetto. Si dice. Gianni. Allora, mi chiamo Gianni, questo credo sia anche scritto in sovraimpressione. Vengo dal profondo sud della Sicilia in particolare. Ho studiato a Pisa per qualche anno e poi mi sono spostato ad Amburgo, quindi quasi nel profondo nord, a studiare come sviluppatore, cioè lavorare come sviluppatore Android per ShareNow, un'azienda di car sharing. E sto qui da 2 anni più o meno. Nicola, mi sentite bene? Spero sì, di sì. Sì, ok, sì, vai, perfetto. Allora, ciao a tutti. Allora, il mio nome è Nicola, io vengo da Pisa, ho vissuto 3 anni ad Amburgo, dove è adesso Gianni, e poi mi sono spostato quest'anno, da un anno che sto a Stoccolma in Svezia, e adesso mi sento di prendere il titolo del profondo nord, perché più a nord di lì non so cos'altro ci sia. E lavoro per Spotify come Android Engineer. Perfetto. Valerio, cosa ci dici di te?
Allora, io mi chiamo Valerio, sono di Reggio Emilia e ho fatto un percorso un po' strano, nel senso che io non ho una laurea in informatica, mi sono diplomato al liceo classico, poi mi sono formato per conto mio, diciamo, ho aperto un'azienda che faceva infrastruttura in cloud e sviluppo software nel 2013 a Reggio Emilia, poi è arrivato il fornitore per cui lavoravamo che mi ha fatto la classica offerta che non si può rifiutare, diciamo, società di Hong Kong che doveva fare tutto l'insieme di buzzword più buzzword del mondo, perché era marketplace decentralizzato di AI su blockchain, per cui ho detto tutto. ho lavorato da loro un anno, poi io e degli altri che lavoravamo lì dentro, che erano tutti ex Fang, diciamo, perché erano tutti ex Amazon, ex Uber, abbiamo spin-offato, ci siamo fatti la nostra realtà a Seattle, per cui io negli ultimi 3 anni ho fatto avanti e indietro, metà anno di qua, metà anno di là, un po' a Hong Kong, un po' a Seattle e poi c'è stata una parentesi a Los Angeles. Avrai un abbonamento con qualche compagnia aerea? Lufthansa mi è molto affezionata e anche io sono abbastanza affezionato. La marchetta, se Lufthansa vuole sponsorizzare Valerio, esatto. Abbiamo... No, in realtà mi hanno già mezzo sponsorizzato, perché ad un certo punto mi hanno iniziato a mandare tutte le loro card, le loro cose. Comunque vabbè, questa parentesi. Abbiamo una domanda per Domenico. Non ho capito il nome dell'azienda di Domenico. ThoughtWorks. Non so se avete presente la grande azienda di consulenza dove lavora Martin Fuller. No? Ah, addirittura. Sparato nomi grossi subito. nomi di un certo livello. Il mio non lo conosce nessuno, quello di Martin suppongo che sia abbastanza conosciuto, quindi vado sul sicuro. Va bene ragazzi, sapete io, io sono Paolo Rizzello dall'Italia, lasciamo stare. Io sono un aspirante nomade digitale, ma prima ancora sognavo una vita lavorativa all'estero, per la precisione in Ubisoft Montreal. Ora faccio lo sviluppatore full stack, quindi vi lascio immaginare quale deriva abbiano preso i miei sogni di gloria nel settore gaming. Nel vostro caso invece... Cosa vi ha spinto a lasciare l'Italia? Come vi siete resi conto di voler intraprendere la strada del lavoro all'estero? Che ne so, è stata una scelta mossa dalla passione verso qualcosa, come l'inseguimento di un sogno, piuttosto che dalla curiosità, piuttosto che dalla crescita personale, perché senza ombra di dubbio si tratta di un'esperienza estremamente formativa, oppure anche altre motivazioni. Io farei il contrario questa volta, partirei da Valerio, che più o meno già ce l'ha spiegato perché è finito lì. Allora, sì, c'era sicuramente, premessa, questi qua hanno fatto una ICO, quelle, non so se qualcuno conosce, ma il concetto è emetti dei token su blockchain e poi li vendi a della gente. Quindi hanno tirato su un po' di soldi, si sono trovati a dover fare molto rapidamente un team tecnico. Io sono andato là un po' per una questione di opportunità, l'offerta economica era ottima, e dall'altra parte hanno tirato dentro a fare da CTO uno che prima era principal engineer in Amazon, responsabile per lo sviluppo di Aurora, per cui ho pensato che potesse essere un'occasione per me per avere una finestra, diciamo, su tutta una serie di tecnologie, su tutta una parte di know-how che puoi avere soltanto se entri in determinati contesti, diciamo, per cui per me è stata un'idea prima di tutto di farmi un'esperienza di formazione. E poi lì ho sempre seguito un po' le figure di mentori che trovavo che fossero persone che secondo me potevano darmi qualcosa dal punto di vista delle competenze, sì tecniche, ma anche come funziona in generale tutta la cultura di sviluppo in determinati ambienti, le metodologie di sviluppo, e in qualche modo anche l'aspetto imprenditoriale, però in minor parte, nel senso che lì poi sono strutture grosse con tanta burocrazia, per cui è diverso dal fare piccola impresa in Italia, banalmente. Poi certe cose si possono prendere, ma per il resto cambiamo. Principalmente era per imparare moltissimo su sistemi distribuiti e per andare molto più a basso livello di quando non di come non facessi prima, dove invece okay, facevo infrastruttura, facevo back-end, ma non avevo mai fatto veramente sistemi distribuiti o system engineering o cose del genere. Nicola, invece? Guarda, la mia risposta è molto simile a quella che ha dato Valerio, però dal punto di vista mobile. Lavorando sul fronte Android, io ho sempre avuto
a Pisa si dice il pallino, oh, cioè ci ho sempre avuto per la testa di voler lavorare su grossi numeri, per cui purtroppo nel panorama italiano sono poche le aziende che hanno prodotti consumer che raggiungono il centinaia di milioni di utenti o il miliardo di utenti. Bisogna spostarsi in Europa o addirittura negli Stati Uniti. E niente, ho trovato su una newsletter ai tempi un job opening per Yelp. Provai a mandare proprio con l'idea, vabbè, una newsletter non mi prenderanno mai. E il processo è durato un bel po', sono passati circa 6 mesi da quando io ho mandato il curriculum a quando ho avuto l'offerta di lavoro, però alla fine questa cosa si è concretizzata e mi ha portato ad Amburgo, dove sono stato 3 anni e mi sono trovato benissimo, perché secondo me, cioè, io tra l'altro è un consiglio che do a chiunque sia in Italia e faccia informatica, di considerare di passare almeno, cioè, almeno un 6 mesi della vostra vita all'estero. Imparate talmente tanto in quei 6 mesi che 5 anni in Italia non ve li danno mai in nessun modo, cioè proprio dal punto di vista di organizzarsi, capire come funzionano determinate cose in altri stati. Per cui io sono un cosiddetto esterofilo, pro ad andare, viaggiare, conoscere nuove culture. Niente, ce l'ho sempre avuto un po' nel sangue, quindi per me è stata un po' una specie di vocazione, diciamo. Gianni, nel tuo caso? Beh, nel mio caso, diciamo, allora, io già stavo lavorando in Italia, studiavo e lavoravo a Pisa, però c'era comunque qualcosa, diciamo, che mancava. Più che altro stavo andando verso lo sviluppo mobile, in particolare mi stava piacendo Android, mi stavo interessando ad un certo tipo di tecnologie che, diciamo, per quel periodo non riuscivo a trovare, tipo, piaceva poter sviluppare in Kotlin, in particolare librerie. Poi c'è stata l'illuminazione quando, diciamo, ho fatto la mia prima conferenza, sono andato proprio come partecipante alla mia prima conferenza, che era il FOSDEM a Bruxelles, e lì, non lo so, è arrivata tipo l'illuminazione, perché ho visto questa community internazionale di gente da ogni parte dell'Europa che cominciava a parlare, a provare a capirsi perlomeno. Comunque di base l'unica lingua là era l'informatichese, che è stata una cosa proprio che mi è piaciuta tantissimo. Quindi ritornando ho detto no, vabbè, devo per forza provare. Quindi, diciamo, grazie anche all'aiuto di Nicola, devo dirlo, ho ricevuto la classica proposta che non si poteva rifiutare. E siccome la proposta che non si poteva rifiutare proprio era relativa anche alla Germania, perché il pallino in questo caso ce l'ha la mia famiglia con la Germania, ho detto perché no? Mio padre, mio nonno, mia madre, tutti sono andati in Germania, perché non continuare questa piccola tradizione? Era un po' una scommessa in realtà, perché non ero mai in Germania, ma andavo di tanto. Quindi mi sono catapultato in questa nuova realtà, così, diciamo, mi sono trovato, il primo mese è stato perché mi trovo chi me l'ha fatta fare, però devo dire che, perché poi nel caso della Germania per te, della Svezia per Nicola, c'è un bel gap dal punto di vista del linguaggio. Sì. Secondo me il grosso gap è in Germania, non è tanto in Svezia, perché sì, penso che la Svezia sia uno degli stati in Europa dove l'inglese è più parlato di tutti. Sì. In Germania però io quando sono stato quei 3 anni ho avuto un po' di difficoltà, ecco, devo ammetterlo. Ho trovato dottori che non sanno parlare in inglese in alcun modo, e magari la Gianni, cioè, che adesso è lì, c'ha qualche altra esperienza da raccontare. Diciamo che il tuo migliore amico diventa Google Translate. Le cose più semplici, tipo andare a fare la spesa, diventa all'inizio complicato, e poi anche complicato perché guarda che negli scaffali dei supermercati tedeschi si trova proprio di tutto, tipo succo di frutta al limone, al caffè, quindi devi stare proprio attento a quello, non scherzo, proprio esiste veramente. Quindi sono le piccole cose, magari parlare in inglese, puoi parlare in inglese, qua perlomeno ad Amburgo, meno di Berlino, ma ad Amburgo si parla molto l'inglese, ad Amburgo tutti parlano inglese di default, qua ad Amburgo ti devi un pochino impegnare, diciamo, devono vedere che c'è l'impegno, e quindi un pochino devi provarci a parlare il tedesco, però poi tutto diventa complicato nel ricevere una lettera o la burocrazia, e lì proprio ti inventi le cose più assurde per tradurti il testo.
Andiamo avanti, dai, vediamo un attimino e poi prendiamo qualche domanda. Gianluca. Sì, mi sentite? Sì, sì. Sì, sì. Ok. No, io Inghilterra, quindi facile, facile, easy, easy. Inglese. Sono partito con la valigia di cartone, proprio avevo questo mito di non lo so, perché in quel periodo, comunque era fine 2014, niente, esperienze alle spalle un po' deludenti a livello lavorativo, venivo da un paio d'anni di lavoro con partita IVA, quindi vivevo a Milano, avevo lavorato per queste aziende un po' di tipo consulenza, un po' di rental, queste cose che comunque in Italia va molto, no? Andava molto perlomeno, all'epoca era proprio selvaggio la cosa. E quindi niente, ero un po' stufo di questo mondo qua, della partita IVA, della consulenza, vai del cliente, il nostro prestigioso cliente, tutte queste cose qui. E quindi niente, c'avevo un po' il mito di voler andare un po' fuori, di scoprire delle realtà, comunque... Mi iniziavano ad arrivare, avevo aperto LinkedIn, mi iniziavano ad arrivare qualche input da qualche recruiter anche all'estero, così, cose un po' che io non ignoravo, però. E allora poi piano piano ho detto, ma quasi quasi, vediamo un attimo. E alla fine un giorno ho detto, dai, ci provo seriamente, dai, proviamoci, chiudiamo la partita IVA e cerchiamo un attimo, mi sono preso un periodo, ho detto qual è secondo me la cosa fondamentale, dove volevo andare, cioè dove vuoi andare. Allora ho detto, volevo andare o in Germania o in Inghilterra, cioè, avevo queste due strade, diciamo, no? E poi, cioè, Germania in realtà pensavo Berlino e Londra, poi uno pensa sempre quelle due, quelle le capitali, perché... So. E poi in realtà ho fatto una scelta per motivi di lingua, effettivamente, ho detto vabbè, l'inglese un pochino lo conosco, allora vado per l'Inghilterra. Hai fatto bene. Scelta saggia. anche se mi ricordo che all'epoca ci avevo avuto un contatto con un recruiter tedesco, comunque lavorava per un'azienda tedesca o faceva da tramite, quelle cose lì. Però poi vabbè, alla fine ho detto vado in Inghilterra, sono andato direttamente lì con l'intenzione di lavorare lì. La mia prima scelta è stata quella di migliorare la lingua e secondo me rimane la cosa più giusta da fare, cioè sono andato, mi sono preso dei mesi di tempo, sono andato praticamente in una scuola di lingua in Inghilterra, una specie di sai, ce ne sono molte, ho preso proprio un corso che ti davano vitto alloggio, ho vissuto dentro questa scuola per migliorare la lingua che un po' conoscevo, che però quando sei lì ti rendi conto che non è all'altezza comunque della lingua parlata di tutti i giorni. E poi niente, dopo finita la scuola ho iniziato a provare, a fare colloqui, ne ho fatti diversi, ne ho falliti anche svariati, e alla fine sono riuscito ad entrare in un'azienda inglese. Diverse domande, tra l'altro. Sì, dopo non so, se magari mi racconto i dettagli più tardi. Se vi siete trasferiti... e poi avete trovato lavoro, o se avete fatto il contrario, avete trovato lavoro e poi vi siete trasferiti? Mi sembra di capire che tu prima ti sei trasferito e io nel mio caso io prima sono andato lì e poi ho cercato lavoro quando ero lì. Sì. Per tutti gli altri invece offerta che non si poteva rifiutare, per ora andiamo avanti perché magari sentiamo anche Gabriele, cos'è che ti ha spinto a... Scusa, stavo parlando in inglese. capita, lo vedrete. allora, per me è stato principalmente personale. Cioè, io quando mi sono laureato praticamente che ogni anno facevo un colloquio all'estero
per pro forma e rifiutavo l'eventuale offerta. Non ho mai trovato il coraggio, diciamo, la spinta per andare all'estero. Poi sono arrivato alla soglia dei 30 anni e ho cominciato a pensare, io se non lo faccio adesso non lo faccio più. Poi ci sono motivazioni, ovviamente, come l'hanno detto anche Valerio, Gianni, Nicola, tecniche, cioè in Italia è difficile arrivare a esprimere un livello qualitativo tecnico che è come lo vorresti, cioè se ci tieni a fare il tuo lavoro a un certo livello è complicato, proprio perché le aziende mancano del business, del tipo di business qualche volta, non perché sono particolarmente cattivi in Italia. Quindi questo era poi un'altra cosa, cioè mi trovavo a studiare delle cose che non potevo applicare, ero disincoraggiato ad applicare. Metodologia, ovviamente, niente in Italia, cioè poco e niente. Tanta fantasia, quello sì, è un valore anche, che magari vai a perdere poi quando ti muovi in altre località, cioè non è tutto negativo. Poi quando ti muovi impari anche a apprezzare quello che hai lasciato, un pochino, cioè, però per me era principalmente questo la motivazione, cioè in Italia non vedevo poi un orizzonte a 5 anni, cioè a 5 anni mi vedevo nella stessa posizione dove stavo, quindi nonostante mi impegnassi in battaglie che perdevo costantemente, non vedevo un orizzonte che mi potesse proiettare un po' più avanti. Quindi con l'anzianità che arrivava da lontano, cominciandomi a vedere ultra quarantenne nello stesso posto fisso, ho detto se non lo faccio adesso non lo faccio più. È arrivata in anticipo la crisi di mezz'età. Lo sai cos'è? Quando tu cominci a fare il tuo lavoro e non trovi più le motivazioni per farlo al 100%, perché non sei più allineato con tutto quello che ti succede intorno, mi sono sentito di dover dare una scossa in questo modo. Cioè andiamo all'estero, facciamo questa cosa che non abbiamo mai avuto il coraggio di fare, e proviamo. Quindi, rispondendo pure alla domanda, io ho trovato lavoro prima, come ho detto, io per sport facevo colloqui all'estero. E penso che se c'è qualche recruiter che sentirà questa registrazione mi maledirà. Perché ho anche fatto diverse settimane di colloqui all'estero, ho viaggiato, sono andato in sede a fare per poi dopo non accettare offerte. E ho fatto perdere tempo a tutti, in pratica. Ho deciso, quindi ho fatto un'ultima tornata di colloqui, poi avevo conoscenze qui in Irlanda, che quei ragazzi che conoscevo, quindi c'era un minimo di community che mi hanno introdotto un pochino, proprio per avere un è utile avere un supporto locale quando ti muovi, e mi hanno segnalato questa azienda, ho fatto il colloquio, mi hanno fatto una proposta, io ho deciso, potevo andare in Canada, mi sembrava troppo lontano. poi che Londra, avevano offerto da Londra e un'altra dall'Olanda, da Amsterdam mi pare, e mi sembrava, poi come ha detto Gianluca, io volevo perfezionare anche l'inglese. Quindi ho detto Londra o Dublino, pensando che qui si parlasse un inglese. E invece no. Hai scommesso no, sul cavallo Dublino. Un'altra motivazione che mi ha spinto a prendere Dublino invece di magari Londra, perché all'ultimo l'avevo ridotto un po' a queste due, perché mi spaventava un po' l'olandese, cioè parlare un'altra lingua che non era l'inglese, è il fatto che io venendo da Roma, io ero veramente stressato della grande città in quel momento. Cioè, io ogni giorno, nella prima sede nelle sedi precedenti facevo comunque mezz'ora di macchina, minimo all'andata e mezz'ora al ritorno, traffico, chi conosce Roma, sul Gra, e poi ho lavorato in centro, comunque un'ora di metropolitana e mezzi, io ero distrutto, cioè non ce la facevo più. Io adesso qua, Dublino è molto a misura d'uomo, cioè è relativamente piccola come città, e a me i primi mesi non mi sembrava vero camminare per andare in ufficio la mattina, e quindi pure questo è un fattore che poi ti porta a decidere.
cioè almeno per me è stata questa esperienza complicata. Ti è pure andato bene perché dopo è arrivata la Brexit, quindi sì, poi vedremo, magari, magari ce ne parla, ce ne parla Gianluca di questa cosa, come si è trovato. Io stavo lì quando hanno votato, stavo lì, sì, sì, nel 2016. Sì. È perché ora serve il visto per stare in UK, in pratica. Ma adesso ancora no, mi sembra, fino a gennaio 2021, mi sembra, no. Però poi non so se... Dopo domani. Però poi... Sì, non so come si evolve, come se poi servirà veramente. Boh, ancora no. Non ho capito bene. Domenico, dai, è arrivato il tuo turno. Sì, beh... Essenzialmente io ho sbagliato aereo, no, non è vero. Allora, partiamo dal principio. Durante i miei studi lavoravo come sviluppatore in Sicilia e per quanto riguarda, diciamo, le mie ambizioni, trovai la Sicilia troppo stretta, diciamo. Quindi cercai appunto di approdare all'estero fin da subito, ma realizzai che era un passo troppo grande da fare in quel momento della mia vita. Così, armi e bagagli, trovai un'offerta che non potevo rifiutare in quel di milanese. Quindi mi trasferii a Milano, in cui, diciamo, sono riuscito a crescere, tecnicamente parlando, lavorando in aziende davvero forti, perché si parla sempre dell'estero, ma non dimentichiamo che anche in Italia abbiamo delle realtà che, anche se non sono famose, hanno il suo perché. Cioè, in Italia abbiamo gente davvero forte. Il problema è incontrarla, questa gente, che evidentemente si nascondono, quindi... quindi ho continuato a lavorare a Milano per 2 anni, come ha detto Gabriele, facendo 40 minuti al giorno in metro per arrivare in ufficio. Beh, chi è di Milano sa di cosa parlo. Quindi, dopo, però allo stesso tempo ho realizzato che Milano non era il mio punto di arrivo, ma bensì un trampolino di lancio per qualcos'altro. Da quel momento, essendo fuori dalla Sicilia, sono stato facilitato a viaggiare. Non so chi è che ci guarda, che viene dalle isole, ma viaggiare fuori e dentro le isole, diciamo, è complicato, è più costoso, non è banale. Quindi anche solo un Frecciarossa che in 3 ore ti porta da Milano a Roma è tanta roba. Già. Quando in Sicilia, per arrivare a Catania, sono 2 ore e mezza in bus, perché il treno ci mette 4 ore. Quindi... forse anche di più a volte. Parliamone. Quindi, viaggiando un po' in tutta Europa, sono approdato a caso a Barcellona. Mi sono letteralmente innamorato di questa città, che è letteralmente per me il connubio perfetto tra stile di vita del sud, letteralmente, visto che abbiamo il mare, e allo stesso tempo opportunità lavorative che il nord ti può offrire. Qui davvero ci sono tante opportunità, tante aziende forti e comunque conosciute, e quindi quando sono tornato non ci ho pensato 2 volte. Ho applicato, e letteralmente la mia azienda mi ha preso e mi ha portato qui a Barcellona, dove, vabbè, all'inizio, come tutti, i problemi sono stati tanti per quanto riguarda la lingua, anche se ovviamente non è il tedesco, lo spagnolo alle volte può dare i suoi grattacapi, soprattutto perché qui siamo in Catalunya e la gente parla il catalano. Quindi, infatti, ho provato sulla mia pelle che la gente capisce di più l'italiano che l'inglese. Però allo stesso tempo, in azienda noi lavoriamo solo in inglese. Sì. Quindi questo mi ha permesso di migliorare tantissimo il mio inglese, perché lavorando ogni giorno con l'inglese, quindi il mio consiglio è fare tanta pratica, riesci a migliorarlo tanto, anche se non vivi in un paese anglofono. Poi ovviamente hai il plus che impari una seconda lingua, che è lo spagnolo. Che se vai in Latin America, io sono andato persino a New York e mi parlavano in spagnolo, giusto per dire una piccola parentesi, secondo me è una lingua che ha senso imparare. Mi aggancio a questa tua considerazione, perché Antonio ci chiedeva quale fosse la vostra conoscenza della lingua nazionale, diciamo, quando avete deciso di spostarvi. Cioè, ad esempio, nel tuo caso, qual era la tua conoscenza del catalano, dello spagnolo? Io non parlavo né catalano né spagnolo. Io avevo quella conoscenza
non direi basilare, ma una conoscenza normale, scolastica, anche universitaria o comunque lavorativa a base dell'inglese, che mi ha permesso di superare i colloqui. Penso che basti, diciamo, far vedere, anche perché nella mia azienda noi abbiamo gente da tutto il mondo. Stiamo parlando del fatto che in Spagna la gente è un po' l'Italia dell'estero, possiamo dire, no? La gente non parla l'inglese così bene come sì. Si possa pensare. Quindi una delle prime slide durante l'induction è stata: qui la gente, c'è molta gente che non parla inglese in modo nativo, quindi sii sì, rispettoso, cerca di capire che la gente sta mettendo dell'impegno per farsi capire e parlare una lingua che non è sua. Quindi, secondo me, questo è stato molto importante, perché mi ha dato la confidenza di poter dire io ci sto mettendo dell'impegno per quello che è una cosa che non mi viene automatica, ma sto ancora imparando, e la gente lo capisce, soprattutto in un paese dove l'inglese lo usi per lavorare e non per vivere. Non so, diciamo, negli altri paesi, ma questo mi ha dato tanta sicurezza. Perché ho visto gente che come me mi diceva: guarda, mi dispiace, il mio inglese è così, si capisce, l'ho ripetuto, tranquillo, scusa, non ho capito, potresti ripetere. Tutte queste frasi, tutte queste persone con il mio stesso, diciamo, problema, tra virgolette, mi ha aiutato a capire che in realtà nel mondo gente che parla inglese bene ce ne sono davvero poche. Se non sei io, ovviamente. E persino i nativi, immaginatevi che io, quando mi sono unito al mio primo team, io avevo nel team uno scozzese e un australiano. E non so chi è che sa più o meno degli accenti, ma sono terribili, non si capiva niente, non capivo niente, ho detto qua mi licenziano dopo due giorni. E invece, diciamo, andando avanti, lavorando giornalmente, ascoltando, parlando, praticando, addirittura la mia azienda mette a disposizione corsi di inglese e corsi di spagnolo e anche catalano per chi vuole, ma questo è davvero un gran supporto che ti dà la tua azienda, ti dice: guarda, io lo so che tu non sei un nativo, tu ci stai mettendo il tuo, io ti aiuto a migliorarti. Questo non è molto importante. E invece Nicola e Gianni, il vostro livello di tedesco? Gianni lo sapeva meglio di me. Svedete. Cioè, voi no? Vai Gianni. Scusa, vabbè, dicevo, io parlo tedesco di sopravvivenza, quindi diciamo quelle quattro cose che servono. Avrei potuto in realtà avrei potuto parlare il tedesco in modo migliore, avevo un'opportunità che era lì per 30 anni che non avevo mai sfruttato, perché mia madre è molto brava a parlare il tedesco, ma ci pensa mai ad andare in Germania a lavorare, no? Quindi ho detto, vabbè, chi se ne è, nel senso. Quindi è stata un'occasione sprecata. Quindi, no, il mio tedesco... quello d'inglese invece era a livello Final Fantasy VII e serie televisive, quindi è abbastanza bene, diciamo. Riuscivo più o meno a aggiustarmi. Ora ovviamente il livello è migliorato. Solo per dire le serie a qualcosa... Quelle servono sempre, Netflix, okay. Bimbi è scuola di vita, ricordatevelo se volete imparare l'inglese. Io quando mi sono spostato purtroppo non sapevo il tedesco, perché a scuola avevo deciso di studiare il francese e quindi mi ho deciso anche di spostarmi in Germania. Me lo sono studiato, in realtà devo ammettere che a me piace molto imparare le lingue, per cui non ho, cioè insomma ho seguito corsi, l'azienda mi pagava i corsi di tedesco e Spotify adesso... anche corsi di svedese, quindi ho imparato un po'. Il problema è che la verità, cioè lo svedese, ve lo dico proprio col cuore, vi servirà proprio a poco, a meno che non vogliate andare, che ne so, in Norvegia a farvi una vacanza, ok, però ecco, quello è un po' poco utile. Il tedesco piuttosto, secondo me, invece è una lingua molto importante da sapere, soprattutto in ambito europeo. Però appunto, io non ne sapevo nessuna delle due, ho vissuto di Google Translate e Duolingo. Praticamente. In chat ci chiedono molti quale titolo di studio serve per lavorare all'estero, se serve effettivamente avere una laurea. Secondo la vostra esperienza, cioè anche sulla base di quello che avete potuto vedere, no? Secondo me no. Ah, scusami, volevi Gianni? No, vai. Secondo me non serve, cioè non c'è niente di...
non è una barriera che tu, se non c'è la laurea, non puoi lavorare, però soprattutto mettendovi nella posizione di un datore di lavoro, diciamo all'italiana, di un'azienda che vi vuole assumere dall'estero magari, e vi fa magari un paio di colloqui online per conoscervi, e poi magari vi invita, poi c'ha tutta la sua selezione, avere la laurea può essere un qualcosa in più che viene valutato. Anche avere un master può aggiungere al vostro profilo. Il problema è che loro si devono fidare un po' all'inizio, e quindi la laurea in effetti alla fine, anche non considerando le capacità, secondo me, dal mio punto di vista, per qualcuno che vi deve valutare abbastanza velocemente, perché ha tante altre persone in coda, e garantisce almeno che voi avete fatto qualcosa all'università, siete stati in grado di seguire qualcosa per 5 anni, di metterci impegno, quindi anche se non dice poi molto sulle vostre capacità tecniche, dice che siete in grado di portare a termine qualcosa. Sì. Valerio, volevi aggiungere qualcosa? Sì. Su questo volevo dire una cosa, nel senso che non entro assolutamente nella diatriba o diatriba sulla laurea serve o non serve a livello di competenze, perché se no non ne usciamo più. Posso dirvi una cosa: se volete lavorare in Europa, tendenzialmente chi se ne frega; se volete andare a lavorare negli Stati Uniti per prendere il visto H1B, il visto lavorativo, invece avere la laurea è abbastanza importante, nel senso che prenderlo senza una laurea o un'esperienza lavorativa comprovata, su cui poi ti vanno anche a fare delle verifiche, diciamo, di molti anni, perché si parla di 3 anni, cioè 3 anni di lavoro equivalgono ad un anno di università che non hai fatto, ecco, diciamo. Avere la laurea per prendere il visto lavorativo negli Stati Uniti è estremamente facilitante. Mm-hmm. Anche in Canada mi pare lo stesso principio, ogni devono aprire un per farti venire devono esserci richieste posizioni aperte per una determinata posizione, quindi che loro non possono esprimere nazionalmente, per farti avere un visto, e tu, se c'è qualcosa come ingegnere informatico, software engineer o qualcosa del genere, tu devi provare in qualche modo che tu fai parte del settore tramite o l'esperienza o con una laurea. Sì, sì. Allora, anche lì, come Valerio, non voglio entrare nella diatriba. Io no, posso parlare per la mia personale esperienza. Cioè, io non sono laureato, non ho neanche la triennale in realtà, perché quello che poi è successo è stato non poter riuscire a portare avanti in parallelo un lavoro che non era ben retribuito e l'università. Era molto complicato, e quindi è arrivata questa famosa proposta che mi ha spinto a cambiare, quindi ad andarmene in Germania. La risposta, secondo me, dipende. Se sei in grado di dimostrare che sai fare qualcosa e che hai delle competenze che magari loro ricercano, a quel punto possono, secondo me, tranquillamente fregarsene. Tipo, io avevo delle conoscenze che magari loro ricercavano, poi in realtà dipende anche dall'interview che ti fanno, cioè dal colloquio. Se ti fanno un colloquio di tipo tecnico e tu fai vedere che le cose le sai, non ci pensano neanche 2 volte ad assumerti. Cioè magari ti fanno un colloquio un pochino più conoscitivo, in cui magari ti fanno domande molto più vicine alla teoria o cose così che magari si studiano all'università, su quello sono perfettamente d'accordo. Quindi la risposta è dipende, ma non disperate. L'importante comunque è saper fare e non arrendersi. Sì, le capacità poi sono quelle che contano, sì, alla fine dei conti. Sì, io nella mia esperienza le uniche volte in cui mi hanno chiesto la laurea è stata per lavorare per una grande banca in Italia, dopodiché non me l'hanno più richiesta. E vorrei aggiungere che dove lavoro adesso, io conosco molti colleghi che hanno fatto il career change. Io conosco gente che ha fatto di tutto, dei lavori più disparati, hanno fatto bootcamps, per esempio, intensivi di parecchi mesi, dopodiché sono riusciti tranquillamente a superare tutti gli step dei colloqui, e c'è gente anche davvero molto forte, perché guidata dalla passione più che dalla laurea in sé, che io ho preso per passione e per challenge personale. Ma diciamo che la mia azienda ti dice, può essere che a 20 anni non sai cosa vuoi fare della tua vita, e piuttosto che fare lo sviluppatore facevi altro e poi magari cambi idea. Mm-hmm. Sì, comunque guarda, poi posso aggiungere un esempio calzante.
della mia esperienza inglese, io feci dei colloqui, feci un'application per Amazon, mi ricordo, quando ero in Inghilterra, e funziona comunque sia come altre aziende, a step, cioè non è che ti chiedono il titolo di studio, cioè ti danno magari un test, un coding test online col timing da fare, lo superi e vai al secondo step, lo superi e vai al terzo. Cioè, poi lì scremano e poi arrivi all'interview, diciamo, in persona. Però magari prima di arrivare a quello in persona c'hai comunque un test, dei test tecnici che già ti portano, che comunque sono su algoritmi, cioè... Esatto, lì, scusate, cioè. Su questo io volevo un attimo, perché questa qua è una roba che in realtà se uno vuole lavorare all'estero, magari e soprattutto in big tech, è bene che sia una delle prime cose che si segna. Faccio pubblicità a un libro, che è questo, Elements of Programming Interviews, ok? C'è la versione C++, c'è la versione Python, c'è la versione Java. Banalmente questo qua l'hanno scritto a 6 mani, 3 ingegneri, uno che lavora in Google, uno che lavora in Stack Overflow e uno che lavora in Facebook. Ci sono tutti i quesiti possibili da tech interview in big tech, dalle primitive, Bitwise Operations e quello che ti pare, fino a tutti gli algoritmi di sorting e ricerca possibili su alberi e altre strutture dati complesse. Poi... No, però dico, se tu fai, cioè se il discorso è voglio lavorare in big tech, in Amazon, Google, Facebook, Microsoft, eccetera, eccetera, come si fa? Fatti il libro, quello ti conta più di una laurea. Poi è chiaro che se già hai la base della laurea, per cui hai fatto un algoritmo, strutture dati, sistemi operativi, certo, quello che ti pare, tutta questa roba ti torna più facile. Però io sento tanta gente che dice: ah, ma io tutto quello che ho studiato all'università poi nella vita non mi è servito a niente. Dico, grazie, stai in una web agency, fate le API con Flask, ci posso credere che non ti sia mai servito. Se devi andare a lavorare in big tech, la roba che serve è quella lì, te la puoi essere imparata all'università in una parte, facciamo un 25%, il resto te lo devi studiare per conto tuo, ci sono delle risorse, questa è una di quelle che consiglio io, perché è quello che usano loro per fare le interview banalmente. Consiglio anche cracking the interview. È molto sì. Invece vorrei aggiungere un'altra cosa. Ma poi anche online ci sono anche delle risorse con esercizi. Sì. Comunque la base sono le capacità. Cioè, tanto le grandi aziende hanno dei percorsi di valutazione che sono talmente ormai a step. Anche per dire il linguaggio di programmazione, ho visto che paradossalmente conta molto meno. Cioè, in tutte le interview che ho visto, non è che ti vanno a chiedere il costrutto del linguaggino di tuo. No, la tua interview gliela fai nel linguaggio magari. L'interview la fai nel linguaggio che vuoi, però vogliono capire che ad un certo punto sia un attimo in grado di ragionare sui problemi. Il resto è tutto semi-indifferente. Secondo me invece non bisogna cullarsi sul dire sono laureato, quindi via mai faccio il mondo del lavoro. Secondo me bisogna trovare un po' di tempo per dire guarda, voglio fare questa cosa, la provo durante l'università e capire che cosa si cerca, perché magari capita che ti ammazzi, studi, ti laurei. Io ero molto vicino a prendermi la laurea, ho dovuto lasciare appunto per i motivi che vi avevo già detto, e poi dire ora che cosa faccio, perché ti lauri, che so, magari informatica, ingegneria informatica, ma è talmente vasto, c'è qualunque cosa, e quindi poi alla fine cadi in un vuoto enorme in cui ci sono 7000 cose da fare e non sai qual è la tua strada, quindi perderai ulteriore tempo a capire che cosa è che vuoi realmente fare. Questo secondo me è anche importante. Io nel dubbio non ho neanche cominciato, per cui fatto bene. Tu Valerio hai fatto proprio un percorso atipico. No, però vi posso dire una cosa. Quello che io ho notato di differente, di veramente differente, dalla mentalità un po' in Italia, italiana, è l'apertura, che perlomeno nella mia esperienza. Cioè l'apertura, nel senso tu ci vai al colloquio. Poi io ovviamente ne ho falliti, ho miseramente diversi. Però l'apertura, per esempio, quando lavoravo per questa azienda inglese di Brighton, poi stavo a Brighton, non a Londra, vicino Londra, a un certo punto, insomma, c'era una posizione aperta di uno sviluppatore che se n'era andato, cercavano un nuovo sviluppatore e si sono presentati diversi, no, ho iniziato a fare dei colloqui. Cioè, alla fine ne erano, adesso non mi ricordo, 3, 4, 5,
si è presentato uno sviluppatore in pensione, cioè aveva tipo 65-67 anni, no? Al colloquio, cioè Giulio era già in pensione, lui aveva fatto lo sviluppatore, era australiano, cioè aveva tipo 65-67 anni, e ha detto sono qui perché mi voglio rimettere in gioco. Vabbè. 65 anni e non averne ancora abbastanza. No, pensavi, tu dici questo è pazzo, no? La follia, no? Oh, alla fine l'hanno assunto lui perché comunque c'aveva esperienza, perché bla bla bla. Cioè uno che viene assunto a 67 anni, io in Italia non lo so, non ci metto la mano sul fuoco, però la vedo abbastanza difficile. Quindi l'apertura, sì, l'apertura mentale anche, capito? Mentale verso comunque sia dire non c'è, sai fare, ok, vieni perché ci serve quello che tu sai fare, punto. Non so se hai anni, se sei... Vorrei aggiungere anche una cosa sul tuo discorso, Gianluca, è un consiglio che do a tutti, è fallite. Se non fate i colloqui, non migliorate. A voglia. Cioè, il feedback più importante l'ho ricevuto dopo i colloqui, dopo che vi dicono, guarda, abbiamo trovato un'altra persona, non siamo interessati, è andata a malo questo e questo, avete dei punti su cui migliorare. Se voi non vi buttate, non fate il primo passo, non lo saprete mai. Io le prime colloqui avevo paura di fallire, se non succede qualcosa, non mi prendono, mi dicono che non sono adatto, che succede, che faccio? Niente, non succede niente, potete solo migliorare. Soprattutto merito a questo volevo aggiungere una cosa, perché prima avete detto tutti tipo libri, cose da studiare, cose belle, anche questo ti danno il feedback, ti aiutano, eccetera eccetera. Allora, la mia opinione personale è vero tutto quello che avete detto, però io dico sempre che il processo di hiring nel mondo IT è fondamentalmente rotto, non funziona, e è una stragrande maggioranza della componente che va a definire se verrete presi oppure no è semplicemente fortuna. Se siete fortunati e arrivate a una interview dove vi trovate di fronte qualcuno che vi fa una domanda più semplice o che vi fa una domanda che sapete già, boom, prendete lavoro. Oppure beccate quello che c'è la giornata che si è alzato male, andata. Io sono stato interviewer anche quando ero a Yelp e ho visto persone che sono state segate perché per motivi che erano completamente indipendenti dalla persona, però magari la posizione è stata chiusa e gli viene mandata l'email, spiacente, non sei un buon fit per questa posizione. Quindi io mi immagino quella persona che riceve l'email che... Oddio, ci va in paranoia, non mi hanno preso, chissà perché, ma non c'è nessun motivo legato a te come persona per cui ha fallito in quel momento lì. Quindi, appunto, quello che diceva adesso Domenico, provate. Sì. Abituatevi a ricevere delle rejection, cioè essere rifiutati, perché ce ne saranno tante. Più ne fate, più imparate. Io gli dico sempre che fare le interview è un'arte. Va studiata, è una cosa che va studiata a parte, non l'ha imparata all'università e non l'ha imparata nemmeno nel mondo del lavoro. Dovete prepararvi perché è una cosa proprio, è un skill set a parte. Sì, ma poi evitare il fallimento è un concetto tutto italiano, no? Sì. In realtà se noi ci spostiamo in America loro dicono fallisci il prima possibile. Quindi c'è anche un modo di concepire il fallimento, no? Alla experience is what you get when you didn't get what you want, no? Quindi c'è anche il mettersi in testa che un fallimento non è la fine di qualcosa, ma è comunque un proseguo, no? È anche un'occasione per imparare qualcosa, è un modo di pensare diverso da quello che poi abbiamo in Italia, no? Ma la dimostrazione di quello che diceva Nicola è anche che tante grandi aziende hanno sempre la stessa posizione, magari aperta, magari in differenti team, ma lo stesso colloquio che tu andrai a fare. Io conosco persone che hanno applicato una volta, hanno fallito il processo di selezione per motivi, hanno riapplicato magari 6 mesi dopo quando quella posizione si è riaperta, l'hanno rifatto, hanno rifallito e l'hanno poi passato dopo alla terza volta. E se anche il recruiter gli chiede ma tu l'hai già dato e non sei passato, cos'è cambiato, perché sei venuto ancora da noi anche dopo 2 fallimenti, magari gli si spiega e loro di buon grado accettano il tuo impegno nell'entrare nella loro organizzazione. Quindi non l'ho passato, ho fallito questo test la prima volta, ho studiato e sono venuto una seconda, terza volta e magari poi ti fanno il contratto e cominci a lavorare da loro. Quindi
cioè non è che ti bolli come un fallito, esatto, capito? Esatto. Cioè, non c'è, io non la vedo proprio questa cosa, la sentivo molto in Italia, sì, altrimenti. Oddio, non l'ho passato, non sono all'altezza, mi definisce come persona. Mai più. No, io mi ricordo, dove stavo io c'era la sede di American Express, la carta di credito, c'era l'headquarter europeo, tipo, e lì era il posto un po' ambito dove tutti volevano andare, comunque una grossa azienda. Io lo feci il colloquio e proprio scartato da subito, e, no, neanche convocato, però ti davano la possibilità dopo 6 mesi di poter riapplicare proprio a livello temporale, tu dopo 6 mesi puoi rinviare la candidatura e riprovarci. Tu per 6 mesi, diciamo, non puoi, poi dopo all'infinito, finché vuoi. Poi dopo, ovviamente, un po' di fortuna, ovviamente sì, ci vuole. Sì, comunque un 30% è fortuna. Cioè, come... no, anche io, anche io, ovvio, vai tranquillo. No, scusa, riformulo, minimo un 30% è fortuna. Ovvio, però provare, migliorare, vedere dove uno può migliorare, vedere... La lingua fa tantissimo, perché come comunichi, se comunichi male non ti sai spiegare. Cioè, più parli bene la lingua e più il colloquio viene meglio anche. Comunque c'è dialogo, no? Se dici sì, no, è un po', capito? Un po', viene un po'... Cioè, quando sì, riesci un po' a avere lo fluido, cioè riesci anche a creare un po' un rapporto con l'intervistatore, un po' così, no? Un po' più di feeling. Se no c'è una barriera un po'... Sul discorso lingua per le interview, la cosa anche che molte grosse aziende fanno le prime interview telefoniche. Sì, e sì. Se non siete bravi a parlare, cioè se hai problemi a parlare inglese, magari faccia a faccia te la cavi, cioè con sì, un po' di gestualità, sì, o comunque senti meglio che cosa l'altra persona sta dicendo, ma quando sei al telefono tutta quella parte la perdi, per cui se non sei, cioè se non c'hai inglese ottimo, ciao. Mm-hmm. Sì. Cambiando discorso, ragazzi, vedo che qui in chat sono un pochino materialisti, quindi ci chiedono a livello retributivo. Cioè... Dio denaro. Passione ci vuole. Bravi italiani. Che è importante. Cioè, Gratis. Invisibilità, sì, sicuramente. Secondo quindi la vostra esperienza, uno, che opportunità ci sono all'estero e anche dal punto di vista della remunerazione e del suo rapporto rispetto al costo della vita, com'è vivere all'estero? Io farei ora, giro sempre inverso, partendo da Valerio. Ok, allora io vi posso dire che Seattle è costosissima, ma per il semplice fatto che ci sono Amazon e Microsoft che pagano i developer quello che li pagano e che ne hanno una quantità industriale, per cui gli affitti sono cari senza senso. Cioè, io per darvi un'idea, per una stanza privata col bagno in comune, con un letto matrimoniale e uno scrittoio, pagavo $2,400 al mese. Questo era quello che costava là. Esci a mangiare un panino, comunque quei $20 ti partono. A lavorare ci vai tutti i giorni con Uber, o anche se ci vai con i mezzi, comunque spendi $3 invece che 6, per cui i costi sono assolutamente fuori scala. L'assicurazione sanitaria non è neanche così cara, paradossalmente. Poi ci sono un sacco di assicurazioni private che fai in Italia che eventualmente ti valgono anche all'estero, quello non è una cosa che mi abbia mai spaventato più di tanto. La remunerazione è alta, nel senso che comunque se lavori in una tech company based a Seattle si parte da $10,000 al mese lordi. Questa è la base per un SD1, per cui non sei più un intern, sei un software developer. Qui diremmo junior, è chiaro che non è junior, diciamo, perché è una persona che è già un discreto parco di conoscenze e che sa prendersi un po' ownership di un progetto, che sa scrivere del codice, cioè è già una persona abbastanza sgaggia, ecco, diciamo. Però si parte da quella base di spesa lì e se vuoi ne puoi mettere da parte tanti, però devi vivere come un monaco, nel senso che comunque avere una macchina è assolutamente impensabile, anche con uno stipendio del genere, perché il parcheggio capace che ti costi $6 l'ora.
uscire a bere o a divertirsi costa una barca di soldi, per cui per fare lo stile di vita che faccio a Reggio Emilia in Emilia Romagna avrei messo da parte zero in capo a un anno fondamentalmente, vivendo invece come un monaco, per cui appunto dici mi pago solo l'affitto, mi pago la spesa, mangio a casa, che mi cucino a casa, non vado a mangiare fuori, potenzialmente ne metti da parte un bel po'. Mm-hmm. Nicola, intanto io ho bannerizzato il fatto che si sta parlando di grano, così tutti sono contenti. Sì, 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 sì. Allora, intanto una cosa che volevo dire per ricollegarmi a quello che ha detto Valerio è che ora magari chi ci ascolta in audience sente dire wow, $10,000, tantissimo, voglio andare negli Stati Uniti. Allora, io quando lavoravo a Yelp e anche adesso che lavoro a Spotify, entrambi l'azienda hanno grossi uffici negli Stati Uniti. E bene o male gli stipendi in azienda li sappiamo. E io ti posso dire tranquillamente che prendo probabilmente la metà di quanto prende uno sviluppatore a New, di Spotify a New York, e di sicuro meno della metà di uno sviluppatore di Yelp a San Francisco. C'è da dire che la Svezia, avendo Stoccolma comunque una città più cara di tutta Europa, con il che vuol dire che comunque un affitto per un appartamento, 1,000 euro li dovete mettere in conto, ma anche di più. C'è da dire però che c'ha un ammortizzatore sociale abbastanza importante, cioè in Svezia si pagano tante tasse ma lo Stato ti dà anche tanto indietro, per cui non c'è assicurazione sanitaria da pagare, la pensione te la fanno loro, tante cose, tanti servizi che ti tornano indietro che negli Stati Uniti non ci sono, quindi quando, questo qui è più un commento che voglio lasciare a chi va a fare paragoni degli stipendi, quando paragonate Stati Uniti e Europa ricordatevi anche di mettere nel conto tutto il fattore sociale e il sistema che l'Unione Europea vi dà e che gli Stati Uniti comunque vi dovete un po' gestire da soli. Un'altra cosa che però volevo dire è che, vabbè, comunque sì, di base lo stipendio è molto più alto rispetto all'Italia. Partiamo da almeno il doppio di quello che potete prendere in una qualsiasi città italiana, a meno che non siate un principal architect a Milano, non so dove. E io riesco di sicuro a mettere da parte parecchio, perché vivendo da solo non ho grosse spese da sostenere oltre l'affitto. Però una cosa che volevo far notare è che le grosse aziende soprattutto pagano bene, ma il package non è solo cash, cioè non si parla solo di soldi. Molto spesso le aziende offrono azioni che hanno un valore che può essere importante e tanti altri benefit, che ne so, corsi di lingua, piano pensionistico, assicurazioni dentistiche, davvero. Poi, che ne so, a Spotify abbiamo l'ufficio con di tutto di più, cioè, ora è chiusa per via della pandemia, però cucine con cibo illimitato, sale giochi, sala relax, letti, eccetera, eccetera, che, ok, non sono soldi in senso stretto, cioè, non ce li comprate... non ce la comprate il pane con i videogiochi e la Switch che avete in ufficio, però sono tutte cose che comunque vanno a secondo me far parte del cosiddetto compensation package, che sì. deve essere messo in conto. Se il pranzo ce l'ho sempre pagato, comunque ce l'ho in ufficio, non me lo devo andare a mangiare fuori, sono comunque soldi che vado a risparmiare, per cui quando andate a fare le comparazioni fra gli stipendi italiani e gli stipendi che prendete fuori, considerate anche di vedere quali sono tutti i benefit che vi arrivano nel pacchetto, non solo i soldi in senso stretto. Tra l'altro mi sono sempre chiesto se questi benefit non fossero un modo per insinuare l'idea che l'ufficio non va mai lasciato, però... Sì e no, diciamo che l'idea è quella di creare un ambiente... No. Secondo me no. Anche perché io, è vero, io lavoravo in un ufficio bellissimo, venivo da un'esperienza a Milano terribile, proprio a livello di environment, proprio brutto, mega open space, open desktop, tutte postazioni con due monitor da 27, Eizo, una follia, tu arrivi col portatile, ti attacchi dove vuoi, sala, cucina, frigorifero, sempre pieno di frutta, latte, tè, caffè. Però alle 5:30
arrivavano quelli che pulivano l'ufficio e ce ne dovevi andare comunque, cioè c'era anche molto, non c'era questa cosa del, cioè spegnevano le luci, c'era qualcuno che magari rimaneva quella mezz'ora in più, però non c'era quell'overtime esagerato. Chiudevano il palazzo, via tutti. Io parlo, sì, anche io, parlo per me, parlo per me. Anch'io ne ho visto molto di più in Italia di questa cultura dello straordinario rispetto all'estero, nel senso che io, cioè, sono stato sempre in aziende che erano fatte sulla shape di Amazon, diciamo, e lì c'era la cultura che tu lavori le tue 40, cioè se io sono quello che sta a lavorare 50 ore in ufficio, mentre invece lo star developer è quello che ne lavora 35, la domanda non è ma perché lui non fa un cazzo, la domanda è perché tu per rendere come rende lui devi lavorare il doppio, capito? Per cui in realtà se sei uno che rimane sempre in ufficio più del tempo e che ci mette sempre più tempo a fare le cose, è visto come negativo in realtà, almeno nella cultura che ho potuto vedere io, Bay Area, Silicon Valley, ma poi soprattutto a Seattle. A Seattle c'è questa cosa che se sei quello più bravo tu te ne vai alle 5:30, scappi come i topi in un incendio per far vedere che tanto sei talmente bravo che l'azienda non ti può mandare via anche se lavori quella mezz'ora in meno, e per far vedere che tu riesci a fare tutte le cose in meno tempo degli altri, poi piuttosto lavori di nascosto quella mezz'ora in più a casa per recuperare e star dietro, capito? Però c'è sempre questa cosa del devo far vedere che sono quello che riesce a fare di più in meno tempo. Sì, in Italia lo straordinario viene contrattualizzato sotto la voce flessibilità. Esatto. Ci piace. Dai, Gianni, parlaci un pochino di money, dai. Allora, parlando di money, che dire? Allora, intanto, innanzitutto devo dire che come sto vivendo adesso ad Amburgo non sarebbe stato impossibile in Italia, perché ho un appartamento piccolino, ma comunque tutto mio, non troppo lontano dal centro, riesco a mettermi qualcosa da parte e avrei potuto risparmiare, sì, certo, però ho visto che avevo anche l'occasione di, che so, avere, stare vicino al centro città, essere vicino alla stazione, comunque pagare questi surplus, no, per avere una vita più tranquilla, e comunque nonostante tutto riesco comunque a mettermi qualcosa da parte. Una cosa che comunque si è già affrontata è che bisogna commisurare anche il costo della vita rispetto anche allo stipendio. Intanto, vabbè, le tasse in Germania secondo me sono più alte di quelle in Italia, però io sono felicissimo di pagarle queste tasse perché vedo il ritorno, vedo l'effettivo ritorno. Vedo che le cose funzionano, è precisa, la città è perfetta, funziona proprio come un orologio, è perfetta. E quindi, insomma, tutto questo ritorna anche al fatto non solo money, ma anche faccio una vita tranquilla. Poi, se Amburgo è cara, allora a livello di supermercati i prezzi spaziano tantissimo, c'è quello economico, tipo vai alla Lidl, oppure se vuoi qualcosa di più fancy vai in altri supermercati. Se vuoi il Made in Italy, se vuoi la classica pasta al pomodoro, costerà tanto. Perché il Made in Italy c'è anche di qualità, si trova, anzi devo dire che qua ad Amburgo, direi ad Amburgo, ma penso in tutta la Germania, c'è proprio questa cultura cucina italiana, proprio tutti, mio team per esempio, di volte mi chiedono se la carbonara l'hanno fatta bene e ci tengono a spendere un botto di soldi per fare la roba in stile italiano. Certo, bisogna anche considerare questo. Pizza cara, birra economica, acqua cara, e gli affitti sono cari, ovviamente sì. Cioè, anche lì, se te ne vai in una zona sperduta, spenderai di meno, però poi dovrai pensare al trasporto pubblico. Io personalmente, per quanto riguarda il trasporto, al momento, vabbè, con il soft lockdown, diciamo, non spendo nulla. Se voglio posso prendere la macchina, perché cioè, alla fine, lavorando in un'azienda di car sharing, questo è il benefit che mi arriva, quindi non ho problemi. però ecco, in generale, sì, cioè, di guadagno quasi il doppio, anzi probabilmente il doppio di quanto guadagnavo in Italia. Gianluca, vuoi dirci qualcosa in merito? Sempre, sì, comunque mi sembra di capire in linea generale che andando all'estero sì, i costi della vita aumentano, però generalmente c'è anche una remunerazione più alta rispetto agli standard italiani. Sì, beh, io direi sì. Mia esperienza più o meno è in linea con quella degli altri. Adesso stipendio, diciamo, sicuramente più alto della media magari italiana, però ecco, costo della vita più alto.
forse sì, riesci, io riuscivo comunque a mettere da parte qualcosa, ho messo da parte qualcosa, quindi oltre che pagarmi la casa, pagarmi le spese, pagarmi quello che c'era da pagare, sì. Io sinceramente all'inizio ero un po' titubante perché mi facevo quanto mi avevano chiesto, quanto vuoi, cioè, dicevo boh, so che chiedo. E avevo chiesto una cifra abbastanza bassa, mi ero tenuto basso perché dico vabbè, chiedo poco e entro sicuro. E infatti sono entrato, poi quello che ho chiesto mi avevano dato. Poi dopo un po', dopo tipo, senza dire niente, dopo tipo non mi ricordo, primi, perché all'inizio mi fecero un contratto di 6 mesi, prima del permanent. E c'era il rinnovo del contratto, io mi ero un po' informato, no? Sai, uno un po' vede con la media qual è, dico cavolo, ma così poco guadagno, così poi avevo chiesto tipo, adesso non mi ricordo se 22.000 sterline all'anno, una cosa così. E il giorno, quei 6 mesi dopo io ho chiesto l'aumento, dopo 6 mesi subito io ho chiesto, non dico quasi il doppio, però io ho chiesto insomma uno stipendio medio, mi detto, non me l'hanno dato, un pochino meno, però me l'hanno dato. Quindi sì, comunque se uno lavora bene, poi in realtà ti pagano il giusto. Giusto per vivere, per... poi è vero che quello che diceva anche Nicola, poi non solo considerare i soldi, poi c'è magari che, ecco, tutta una serie di benefit non in banconote, che però ecco ti aiutano un po', l'assicurazione magari del dentista, io pure c'avevo una quota di azioni dell'azienda, cioè tutta una serie di cose che comunque incluse nel package che insomma, no? Gabriele? Sì, io non lo so, tipo Dublino probabilmente è un po' a metà tra l'esperienza quella svedese e quella di Seattle, Stati Uniti, nel senso che non è cara come Seattle probabilmente, però è una città che ha i suoi costi. Qui, come diciamo prima, come una stanza con bagno o letto matrimoniale non in centro, 1.100 euro al mese, pre-Covid, adesso non lo so che succederà con quei prezzi, onestamente. Mm-hmm. Quindi non è poco. C'è il fatto che comunque l'IT tira i nostri stipendi sono superiori, quindi già lavorando semplicemente nel campo IT tu sei automaticamente, diciamo, una fascia media, medio-alto, la media in su, quindi non avrai mai uno stipendio da povero, diciamo, ci vivi bene e metti da parte. No, sei un fortunato, diciamo, cioè c'è chi prenderà meno di te. E poi dipende dal tipo di vita che fai, io non è che faccio stravizi, però se vai fuori pre-Covid, ovviamente, se vai fuori qui a Dublino, tranquillamente 100 euro se ne vanno per una serata neanche estrema. Gli alcolici costano, i pub costano, quindi classico nord europeo come approccio. Forse qui a Dublino, se guardate i lordi, le tasse sono leggermente più basse che in Italia. I lordi sono a parità di posizione, che è anche difficile da fare, quindi non mi prendete troppo in parola. Magari non sono il doppio, ma qualcosa in più di sostanzioso sì. Alla fine il netto è più alto, a parità di posizione. Mm-hmm. Io personalmente non mi sono mai sentito come se stavo andando sotto, anche se come Gianluca, io quando chiesi il primo contratto, quanto vuoi, ho sparato basso. E questa penso sia una cosa molto italiana, del molto tipo... italiana, sì. No? E questo, onestamente, io ci ho riflettuto su questa cosa, perché poi ho cercato di migliorare da quel punto di vista. Uno si migliora non solo la parte tecnica, anche la parte di vita vissuta, diciamo. E ci ho pensato un po'.
e secondo me noi in Italia partiamo un po' svantaggiati, nel senso che tutto il sistema che ci abbiamo ci porta sempre a farci un po' trascinare dalle cose, mai avere la possibilità di scelta. Io ho visto ragazzi inglesi, irlandesi, americani a 21 anni sapersi saper fare una trattativa sullo stipendio che io non sapevo fare a 25, 26, 27. Qui non ci stanno tanti, in Irlanda almeno non ci stanno i contratti di categoria, tu non c'hai un minimo, un massimo, un lordo, ma vai lì, chiedi lo stipendio, magari ti scontri un attimo con la resistenza, ne vieni a capo, magari lo riporti su un bonus, non ti posso dare quello che chiedi, ma ti do la palestra, ti pago la palestra tutto l'anno sotto l'ufficio. Che ne so, la piscina che magari non ce l'hai, c'è già la palestra in ufficio magari, però io voglio andare in piscina, vabbè, ti pago questa. C'è una fase di contrattazione che io non ero abituato a fare personalmente. Io ero abituato in Italia, ti diamo l'aumento, grazie. E questo è quanto, più o meno, poi sto estremizzando un po', però quello manca un po', secondo me, dal nostro retaggio culturale in generale. Quando ti muovi all'estero, sapersi anche guardare gli affari propri e non contare che tutto giri poi e seguire la ruota sempre. Il sapersi vendere comunque, secondo sapersi me, vendere, sì, sì. A prescindere vale internazionale, diciamo, perché anche in Italia effettivamente quando poi hai le reali competenze, secondo me riesci anche a ottenere una remunerazione più che decorosa, no? Magari sì, a parità andando all'estero si ha quel qualcosina di più. Domenico, sì. In Catalogna come sono le cose? Sì, io mi sa che vado controcorrente perché qui in Spagna il caro vita è abbastanza basso. Allora, io non farò il paragone con Palermo perché significa che non lo posso fare, quindi farò il paragone con Milano. A parità di stile di vita, prezzi, affitto e tutto, io ho trovato, almeno per quanto riguarda la mia esperienza, che lì gli stipendi sono normali e gli affitti molto alti. Dipende che posizione, anche bassi, gli stipendi anche bassi, tra bassi e normali, e gli affitti alti. Qui a Barcellona invece gli stipendi sono alti e gli affitti sono normali, quindi riesci a salvare un sacco di soldi, letteralmente, perché Barcellona letteralmente è la più cara delle città di Spagna, ma allo stesso tempo ti permette di avere uno stipendio lavorando per le grosse aziende IT da poter godertela a pieno. Cioè io al momento vivo in centro, ho proprio vivo in un appartamento condiviso perché non voglio prendermi un appartamento mio, ma letteralmente io pago 500 euro, a parità di 1.000-2.500 euro, abito in centro, 20 minuti a piedi dal mio ufficio. Ora, non so se c'è qualche architetto collegato, ma la città di Barcellona è fatta apposta per camminare letteralmente, cioè riesco ad andare da una punta all'altra in più o meno un'oretta a piedi. Arrivato in ufficio, come appunto diceva Nicola, lì hai tutti i benefit del mondo che l'azienda ti dà. Letteralmente avevo persino la birra. Il giovedì c'era un evento particolare, le persone giravano in ufficio con le casse di birra. Giusto per dirvi lo stile di vita spagnolo. Uscendo fuori dall'ufficio, una birra ti viene a costare 70 centesimi. Una pinta ti viene a costare 2,30 euro, 2,50 euro, 3 euro, una pizza 7 euro, tale cena 10 euro, quindi comunque io riesco a salvare abbastanza e viaggiare, quello è una cosa che mi interessa. E Barcellona, essendo una città che comunque è enorme, come dal punto di vista sociale, dal punto di vista linguistico, culturale, comunque abbiamo qua di tutto, quindi letteralmente non mi manca, cioè non vivo nel paesello siciliano, possibilmente, dove alle 10 sono tutte, ovviamente parlo del pre-COVID, situazione pre-COVID, dove già alle 10 è tutto chiuso, ma qui letteralmente è una città quale potrebbe essere una Londra, una Milano, una non lo so. Tra l'altro la cosa bella è che comunque si avvicina moltissimo a quello che sono, cioè la vita, quello che c'è la vita in Italia, perché qua siamo pieni di italiani, pieni, letteralmente invasi di italiani. Non so se è una buona cosa o una bella cosa, però la pizza è buona, quindi diciamo che non mi lamento sotto quel punto di vista. E poi parlando anche
diciamo, di chiedere gli aumenti, io penso che dovrebbe essere già dentro il processo aziendale questa roba. Cioè, io ogni anno c'ho un annual review dove noi rivediamo gli stipendi. Cioè, ogni anno la gente non è come quando è entrata. Ogni anno cresco, ogni anno divento una persona migliore, ogni anno imparo nuove cose. Quindi penso che sia normale adeguare il mio stipendio, o quantomeno provarci, perché non è che chiedi 2 milioni di euro, te li danno ovviamente, lo sappiamo tutti, però quantomeno avere, diciamo, la visione del fatto che se oggi quel ragazzo che magari non sa fare una determinata cosa, dopo un anno la impara, e tu non gli dai, cioè, non vedi quello che ha fatto in questo periodo di tempo, quel ragazzo se ne va perché non si sente apprezzato. Quindi, piuttosto che fare crescere una persona e dopo un anno vederla andare via con quello che ha preso, facendo guadagnare magari un'altra azienda, applicando quelle conoscenze da un'altra parte, investi in quel poco, che dipende quanto è il poco, perché poi, come ha detto Nicola, i benefit diciamo, sono tanta roba, letteralmente abbiamo tante agevolazioni, considerando che io l'anno scorso sono andato a New York gratis. Io, se voglio, posso chiedere di fare un long term assignment in un altro ufficio intorno al mondo. Cioè, io ho gli uffici a Sydney, gli uffici a New York, io posso chiedere di andare a fare, di trasferirmi là per un anno, lavorare lì, vedere come funziona il mondo e poi tornare indietro. Queste cose sono tutte possibilità che io ho e che ovviamente, cioè, metto in conto sul fatto che lo stipendio magari potrebbe non essere quello che trovo nella Silicon Valley, ma come ha detto Valerio, ci sono alti e bassi, cioè sì, guadagni tanto, però poi devi fare magari una vita da Monaco, devi sacrificare tantissimo. Io personalmente preferisco, per esempio, godermi quel poco che guadagno piuttosto che salvare tanto e poi alla fine dire ma avrei potuto fare un'altra roba, per quanto mi riguarda. Poi ovviamente dipende dalla persona. Tirando le somme ora, mi sembra di capire che l'esperienza all'estero sia più che positiva per tutti voi, corretto? Sì, assolutamente. Allora, intendete voi tornare in Italia o resterete all'estero? Per le vacanze. Io stavo in Sicilia. Domenico ha già risposto, per le vacanze. Io non capirei mai l'estate in Sicilia, quindi sì, per le vacanze anch'io. L'estate in Sicilia è l'estate in Sicilia, dai, cioè non c'è altro posto. Penso che il clima è uno dei più grossi problemi per chi sta nel nord Europa, dove piove sempre, fa sempre freddo. Perché qui io lo soffrivo tantissimo, eh. Sì, cioè, poi l'estate non arriva, l'estate era una cosa un po' strana, dove ero io. Era una primavera lunga, non c'era l'estate. Il clima uggioso. Si sente, si fa sentire. Sì, sì. Quindi Domenico per le vacanze. Gabriele, tu? Io non lo so. Ogni tanto ci penso, probabilmente con un full remote dall'estero potrei valutarlo. O se proprio mi voglio mettere nei guai per posizioni molto al di sopra del developer, diciamo, ma proprio se decido di fare quel passo dal punto di vista della carriera tra qualche anno, ma comunque non lo so, probabilmente io mi muoverò dall'Irlanda, non credo che rimarrò tutta la vita qui, ma non credo torno in Italia, no, per ora. Gianluca, tu sei già tornato, non ricordo male. Io sono già tornato da un po', da un pezzetto. Però, io sono tornato per motivi, guarda, sopra di me, comunque ho avuto un po' motivi familiari, ho avuto mio padre che si ammalò all'epoca, poi è mancato, e anche quello lo devi mettere in conto, perché comunque tu vivi lontano dalla tua famiglia, cioè perlomeno io vivo all'estero, la mia famiglia stava in Italia, cioè gli affetti sono lì, la famiglia sta lì, quindi sì, torni a Natale, torni in vacanza, torni quando vuoi. Poi stavo anche vicino, perché Inghilterra, che è un'ora d'aereo, figurati chi sta in America o in altri posti. Quindi io sono tornato per motivi, ho deciso di lasciare, ho lasciato il lavoro, ho lasciato tutto, sono tornato a casa. Sarei rimasto per un po'. Non volevo, non era nei miei piani tornare
così presto, però non so neanche se sarei rimasto fino a quando, non lo so. Stavo abbastanza bene, però poi il per sempre un po' così, oddio. Cioè sempre un po' il richiamo del... L'alternativa. Un po' sì, quello sì, poi... Mm-hmm. Poi ecco, Gianni. Dopo sono scelte, non so. Sì, anche perché come dicevi tu, non bisogna guardare solo la carriera lavorativa, ma poi ci sono tutti gli affetti, no? Beh sì, certo, beh, la famiglia, sì, in primis sicuramente, poi dopo... Gianni, tu invece per le vacanze? È difficile, diciamo, allora mettiamolo così, allo stato attuale delle cose solo per le vacanze. Io c'ho sto vizio che io le chiamo batterie siciliane, che arrivato a un certo punto si scaricano e devo andare per forza a casa a ricaricarle. Ricaricarle con il cibo, con il profumo del mare, ma anche con gli amici e la famiglia soprattutto. Mi mancano tantissimo, anche perché diciamo il clima del nord non è il massimo. Si può comunque, nel senso, bisogna anche essere flessibili, non si può avere tutto nella vita, ecco. Al momento mi piace stare qui, vedo che c'è ancora, ci sono tante occasioni in Germania, non so se possa essere la mia casa, non credo di voler rimanere qui per sempre, poi appunto mai dire mai, non si sanno le cose, diciamo mi piace mantenere la mentalità aperta, ma al momento non sto valutando di rientrare. Mm-hmm. Nicola? No, io non sto valutando di rientrare. No, allora, intanto svegliamo l'altarino che in realtà adesso sono a Pisa, non sono a Stoccolma, per cui, insomma, se il lavoro da remoto, insomma, una soluzione si trova, ecco. Non sto pensando di rientrare, non lo so, io mi vedo all'estero, almeno in questo momento della mia vita, e non ho prospettive di rientro nell'immediato, e il clima nordico... In Svezia si fa sentire ancora di più, perché in realtà a Stoccolma adesso ci sono tipo 2 ore di luce. Cioè, tipo, io spengo la luce in casa per un'ora, l'ora di pranzo. Tipo, dalle 12 alle 13 la tengo spenta e poi all'una la riaccendo, perché è sempre buio. Quindi, quello sì, quello magari è un fattore che mi rendo conto che non sia semplice. Io mi so adattare abbastanza bene, per cui non ho avuto grossi problemi, però conosco tante altre persone, anche italiane, che... sono fuggiti dopo il primo anno, ecco. Lo fate il power nap a Stoccolma, dove lavori tu? No, però c'hanno le lampade che si fanno, insomma, non so come si chiamano in italiano, però c'hanno queste lampade per prendere la luce solare. Che sono lampade, tipo lampade UV? Sì, è una specie, però insomma vanno tanto di moda, sono abbastanza hipster in Svezia. Sì, sì, sì. Con 2 ore di luce, voglio dire. Valerio? Sì, io in realtà sono già tornato, nel senso che ho fatto la mia esperienza tra una cosa e l'altra, è durata 3 anni. Io non nasco come developer, nel senso che io nasco come imprenditore, non volevo continuare a fare il developer, nel senso che ok, ho provato anche l'esperienza di fare il developer in Champions League, diciamo, però ho sempre avuto tutta un'altra serie di competenze, ho sempre avuto tutta un'altra serie di interessi che non erano propri di quello che sta a far codice tutto il giorno, diciamo. Per cui io sarei dovuto ripartire per Seattle a febbraio, ho visto come si metteva col Covid, ero a Milano tra l'altro in quel momento, per cui si stava partendo il lockdown, era il 23, ho detto io per il momento rimango in Italia, vedo come si mette la cosa, ho lavorato full remote praticamente fino a settembre, e a settembre ad un certo punto ho fatto un discorso al mio ex datore di lavoro, che era guarda, io vorrei tornare a lavorare nella mia impresa in Italia, e il tipo di configurazione che ti proporrei è che io mi tengo le quote che ho nella startup, rimango come advisor, smetto di lavorare full time, prendi l'azienda dove torno a lavorare come fornitore, fondamentalmente il lavoro che io facevo da sviluppatore lì dentro prima lo faccio fare nella mia azienda. Ho avviato un processo per crescere tutti gli sviluppatori in azienda da noi, secondo le metodologie e la cultura che ho appreso di là, con l'obiettivo di, fingers crossed, fare la migliore engineering company in Italia. Questo proprio suona ambizioso, ma è quello che voglio fare. Non dico in termini di siamo quelli che fanno più body rental o cose così, però veramente fare sviluppo serio, risolvere problemi veramente complessi.
far crescere le persone un po' con lo stesso percorso che ho fatto io, per cui farli diventare un po' owner dei loro pezzi di progetto, farli fare code review a vicenda, farli diventare anche un po' leader e a loro volta mentori e far crescere altri sviluppatori che arriveranno, ecco. E per adesso questa configurazione sta funzionando molto bene, e in realtà sto recuperando come clienti anche una serie di altre aziende per cui potevo aver lavorato in passato come freelancer o sempre nell'arco dell'esperienza all'estero, e quindi bene, molto bene. Allora ragazzi, io andrei verso la chiusura, prendiamo giusto qualche commentuccio al volo. Quale skills da dev italiano ci invidiano all'estero? Niente. No, io ce l'ho in realtà, io ce l'ho. Non è una skill da dev italiano, ma secondo me è una skill da italiano, che è l'arte di arrangiarsi. E questa è una cosa che... L'arte di arrangiarsi e di improvvisare anche. Io sono l'unico italiano che lavora come sviluppatore per l'azienda del Clover. Mi rendo conto che c'è una certa inflessibilità e quando qualcosa va storto tutti si impanicano. E invece con il mio savoir faire, diciamo, che ho imparato in Italia, ovviamente, tipo vabbè, ora troviamo una soluzione, cioè, che è una cosa proprio che secondo me è una bella skill. Allora non sono vero, la pensavo così, pure io l'ho notato. Sì, sì. Se tutti vanno nel panico, quando succede il delirio, tu sei lì che ti prendi il caffè, l'espresso, dici, sì, aspetta, l'espresso. Sto prendendo il caffè, so, andiamo. Se hai lavorato in consulenza in Italia, cioè, il tuo livello di pensiero è 100 volte più alto. Vediamo se riesco a beccare qualcos'altro. Che poi, ragazzi, allora, una domanda viene a me, poi magari chiudiamo. Perché una persona dovrebbe trasferirsi all'estero quando potrebbe, ad esempio, lavorare da remoto per aziende estere? Per fuggire. Che poi era il discorso che faceva un pochino Gabriele, no? Magari tornare in Italia con un full remote. Guarda, su questo ti dico che io... Cioè, questa è la mia alternativa per tornare in Italia. Ecco, se dovessi tornare farei solo quello. Però mi perderei tanto tutto il fattore fisico, cioè quindi stare in ufficio, parlare con le persone, che adesso lo sto soffrendo parecchio per via del Covid, però l'idea è quella, cioè le aziende penso si evolveranno verso un modello cosiddetto ibrido, quindi avendo dei giorni di lavoro da casa e dei giorni in ufficio. Per me i giorni in ufficio sono fondamentali, non averli mi sentirei, non lo so, anche solo nel momento in cui un'azienda ha delle persone in loco e altre remote e te sei remoto, io personalmente mi sento limitato dal fatto che ci sono delle persone in loco e loro hanno più potere decisionale rispetto a quello che ho io, per cui io sono per la full immersion, ecco. Sono d'accordo. Io vado a chiarire il mio statement sul full remote. Sì. E tutto dipende da cosa vuoi fare anche della tua carriera, cioè sul lungo o medio termine, secondo me. Accettare una posizione full remote vuol dire sei contento di stare dove vuoi stare, ma probabilmente ti stai limitando nella crescita. Se sei un senior developer, probabilmente puoi continuare a esserlo fino alla fine dei tempi, da remote. È difficile che vai a diventare un responsabile di qualche area di progetto, proprio perché... Se il resto del team si riunisce, anche la comunicazione non ufficiosa, ufficiale, avranno più fiducia in quelli che hanno più vicino. Quindi tu magari sei una persona molto valida che lavora da remoto, però è difficile poi scalare la gerarchia aziendale o andare anche a cercare nuove posizioni, perché se un'azienda ti dà fiducia full remote non è detto che poi tu puoi cambiare come vuoi e ne trovi subito un'altra che te la dà allo stesso modo. Quindi se io decidessi di, ok, sto bene, voglio mettere su famiglia e la metto su in Italia perché sono convinto di questo, stoppo da un certo punto di vista la mia carriera e torno in Italia. Sì, che poi ti ho messo in bocca delle parole che non hai detto, perché tu hai fatto una supposizione, diciamo. No, sì, ma io non so quello che faccio, onestamente. Poi, come diceva Gianluca, io l'ho ignorato, ma le questioni personali ci stanno e sono pressanti. Cioè, io ho famiglia in Italia, cioè, a me se mi arriva un'offerta dalla California ci penso, perché non perché non voglio stare là in California, perché poi come torno in Italia a vedere mamma e famiglia, cioè,
Qui da Dublino prendo un aereo, 40 euro con Ryanair, sto in Italia. No, è quello. Il full remote c'ha dei vantaggi, c'ha tanti altri svantaggi. E poi non guadagnerei lo stesso, perché verrei tassato in Italia, quindi il mio lordo crolla subito, il mio netto crolla subito rispetto al lordo. Posso spezzare anche una lancia comunque, cioè vorrei spezzare una lancia sul full remote, perché al momento io lavoro full remote, cioè io potrei lavorare da dove mi pare. E ho visto, cioè, per riprendere il discorso di Nicola, che se non sei in sede hai meno effetto, quello credo che sia anche dal punto di vista del processo che stai utilizzando, che è ancora molto basato sulle interazioni all'interno di un ufficio. Per esempio, per quanto mi riguarda, se anche una sola persona è remota, tutto il team dovrebbe essere remoto. Cioè, nel senso, con le cuffie, davanti lo Zoom, perché i satelliti non funzionano bene, è stato dimostrato, ci sono diversi articoli a riguardo, quindi più che cambiare l'azienda, credo che vengano cambiati i processi attorno a come si lavora full remote, perché comunque al momento, sia in Italia che anche all'estero, non credete, ancora è nuova questa roba. Cioè, sì. Prima era un, diciamo, sì, lo puoi fare, però... per qualche giorno, chiedi al team, se non vai dal cliente, se non fai questo. Comunque, cioè, non era ufficiale, non era, tra virgolette, scritto sul contratto, ma adesso invece siamo obbligati, forzati, letteralmente la digital transformation è stata portata avanti dal Covid, cosa che non c'era mai riuscito nessuno, però è davvero così. Quindi, più che rivedere, diciamo, dove si lavora, è il processo in sé che va cambiato e va adeguato a quello che sono le nuove situazioni, le situazioni attuali. Quindi io credo fortemente in quello che se in un'azienda ti fa crescere sia che tu sei in sede, sia quanto tu sei da remoto, perché non cambia le tue skills. Ovviamente, avendo fatto io, per esempio, extreme programming, io vedo un sacco di valore nell'andare il cliente e mettere davanti la faccia, dire guarda, facciamo così, lavoriamo insieme, facciamo per programming, guarda, vediamo insieme quel problema. Quello fa tanto, impatta tanto, perché appunto siamo persone alla fine, dobbiamo considerare questo. Quindi è importante, la fisicità è una cosa importantissima, ma diciamo che al momento non significa che stiamo sacrificando la nostra carriera se la remoto. Okay. Quindi diciamo che sì, sono d'accordo, però allo stesso tempo non è proprio così estremo, secondo me. No, non è super estremo, però dipende dall'azienda dove sei. E anche tante aziende che... Ovviamente. Cioè, tu stai ancora di più restringendo il cerchio su con chi puoi lavorare, capito? Cioè, non solo ti serve un'azienda internazionale, te ne serve una che applica extreme programming o qualsiasi UP methodology bene, e sono veramente poche anche all'estero. Sulla gestione dei team da remoto abbiamo avuto tra l'altro un tech talk di Rossella Splendido che ci ha un attimo spiegato proprio queste dinamiche, no? Ragazzi, allora io andrei verso la chiusura perché abbiamo sforato l'ora e mezza, poi diventa impossibile riguardare sto talk. Se qualcuno di voi vuole aggiungere qualcosa, dare un consiglio, lo faccia ora? O mai più. Mi sentite di voler consigliare qualcosa a chi ci segue? Guarda, io posso dare un consiglio. Andare all'estero è una bella esperienza, secondo me. È una bella esperienza, ma anche immergersi in una nuova cultura. Il consiglio che posso dare è la lingua. Imparatela, perché da quello poi dipenderà il sì o il no. Molto probabilmente, oltre alle skills, quelle di base, uno ci deve avere qualche conoscenza. Però se non le sai comunicare, dopo lì è dura. Quindi la lingua, secondo me, poi più parli bene la lingua e probabilmente più alto sarà il tuo stipendio, perché poi alla fine anche quello, no? Un po' di talking. Vorrei aggiungere anche che molte aziende al giorno d'oggi ti aiutano letteralmente a fare la relocation dove vuoi. Cioè, le aziende, mi hanno procurato una casa per un mese, mi hanno spostato, ho aiutato con tutta la documentazione ed è stato molto più semplice rispetto ad andare lì all'avventura, cercare casa a distanza. Quindi dipende anche molto dall'azienda
diciamo, si è predisposto o meno. Chi volesse venire qui a Barcellona, ovviamente mi contatti, magari posso darvi una mano. Io vengo spesso in Andalusia, vado. Mica. Perché mia moglie è spagnola, quindi la conosco bene la Spagna. Ah, perfetto. Io appena finisce questa emergenza ci volevo fare un salto dalle tue parti. Perfetto. Organizziamo una cerveza, sì? Perché no? Io ti sto mandando il CV. E rieco Gianni. Forse. Allora, ragazzi, io la chiuderei qui. È stato un talk molto interessante, un'ora e mezza è volata via. Avrei voluto parlare di tantissime altre cose in aggiunta, ma ovviamente non c'è stato il tempo. Quindi io vi ringrazio, Domenico, Gabriele, Gianluca, Gianni, Nicola e Valerio. E per chi si è collegato adesso, per chi ha lasciato i commenti, magari andremo a rispondere direttamente su Facebook o su YouTube. Io direi di chiuderla qui. Grazie a te. Grazie. Grazie mille. Ciao, grazie. Ciao. Arrivederci. Ciao.